Buongiorno gente, iniziamo questo vlog molto molto serenamente perché oggi è domenica, è la prima domenica in 2 mesi in cui me la sto prendendo con calma e sono rimasta in letto fino alle 10 passate e anche ieri ho dormito fino alle 9:30, però ieri comunque ho fatto delle cose piacevoli, tra l'altro, per cui sono uscita a pranzo con mia sorella, un'amica. Abbiamo mangiato in un posto super buono a Bergamo, casa Ernesto, e ho mangiato il risotto che era una delizia pura. E poi nel pomeriggio mi sono rilassata. Cosa che non so, non capitava da secoli, cioè non mi ricordo l'ultima volta che ho dormito nel pomeriggio, però ieri sentivo proprio il bisogno di riposare. Come anticipavo, sono 2 mesi che lavoro non stop e sono riuscita a infilare anche qualche weekend di divertimento tipo Parigi, tipo un'altra pizzata con tutti i cugini in montagna da Luca, però per il resto sono stati proprio 2 mesi, quasi tre, presissimi. Ovvio, se dico 3 mesi e siamo al 9 di ottobre, significa che il tutto è partito verso metà agosto ed è così. Dopo le ferie ho cominciato a lavorare come una dannata e non ho avuto tempo per niente e sto un attimo pagando le conseguenze, cioè sono in debito con le ore di sonno, sono proprio distrutta fisicamente. Mi sono allenata un po' meno rispetto al solito perché non c'era mai tempo e ho trascurato un po' anche la casa e a tratti anche me stessa. Per cui è arrivato il momento di riprendere in mano la situazione e non controllarla, non prendetela nel senso negativo, ma nel senso positivo. Cosa significa prendere in mano la situazione in senso positivo per me? Significa esattamente cominciare a fare qualche cosa per vivere più serenamente, e cioè regalarmi di nuovo del tempo per me stessa, ma solo per me stessa, dedicare del tempo alle persone che amo e alle mie persone, alle persone che ho scelto di avere intorno, dedicare del tempo anche alla casa, perché la casa è un posto importantissimo di cui è fondamentale prendersi cura per vivere bene e dedicare del tempo alle cose che sto rimandando da secoli, anche cose burocratiche, perché anche quelle fanno parte della vita, e cercare un attimo di rimettere insieme la situazione per darmi una parvenza di ordine e per vivere un pochino più serenamente, perché in questo momento mi sembra tutto un caos. Dopo vi farò vedere bene tutto. Però intanto partiamo con ordine. Sono partita esattamente dalla cosa di cui avevo più bisogno, e cioè il riposo. E infatti ieri mattina, che era sabato, mi sono alzata con calma dopo 8 ore di sonno e mi sono divertita un po'. Poi nel pomeriggio ho dormito un'oretta perché dopo tutta questa socializzazione con le ragazze, sono tornata a casa che ero distrutta. Vi dico solo questo, sono talmente stanca che anche stare in mezzo alle persone mi scarica completamente le pile, cioè proprio mi esaurisco nel giro di 2 ore e non è una cosa positiva, per cui sono tornata a casa, ho dormito, mi sono ripresa, mi sono permessa di stare sul divano a fare niente, anche se c'era quella vocina nella mia testa che diceva sì, ma dovresti fare questo, 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 quest'altro. Certo, le devo fare quelle cose, solo che mi sono detta, per una volta bisogna partire con le priorità anche nella vita. Poi mi sono alzata e sono andata da mia cugina, una cugina che mi invitava a casa sua da
boh, secoli. E vi dico solo questo: è un anno che continuo a dire adesso la vado a trovare. E non sto scherzando, è passato un anno. E questa settimana mi sono detta basta, adesso le scrivo e mi blocco la serata nel calendario, non prendo altri impegni perché gli impegni poi spuntano sempre. Per cui ieri sera sono andata da lei, ho cenato insieme a lei, suo marito e i bambini, è stata una serata super piacevole. E poi sono tornata a casa con calma, mi sono fatta la solita tisanina che mi faccio prima di andare a dormire e poi sono andata a letto. Oggi mi sono alzata senza sveglia alle 9:30, ma mi sono lasciata stare nel letto e riposare ancora per un po' per riprendermi proprio bene prima di alzarmi dal letto. Poi mi sono alzata e ho incominciato ad allenarmi perché l'allenamento fa parte di quello che significa per me self-care, quindi prendermi cura di me stessa fisicamente e psicologicamente. E l'allenamento è una di quelle cose che mi permette di fare un due in uno, per cui è terapia per il corpo, ma anche per la testa. Sto facendo un allenamento lungo, ma lo sto prendendo con veramente molta molta calma. Ho iniziato con 10 minuti di HIIT, ma medium, quindi non troppo intenso, ma ne avevo proprio bisogno perché oggi idealmente sarei andata a correre, solo che sta diluviando, o forse ha smesso, non lo so, vediamo. No, sta piovendo e non mi piace andare a correre con la pioggia, per cui ho fatto una sessione di HIIT da 10 minuti, poi ho fatto un allenamento per gambe e glutei, con pesi ovviamente, perché avevo proprio bisogno di un boost, e ora sto per fare un allenamento per le braccia, sempre con pesi, braccia e comunque upper body, per dare un boost anche alla parte sopra. Poi idealmente chiudo con un altro HIIT o qualche minuto di abs. In tutto sto facendo 10 più 20, quindi mezz'ora le ho già fatte. Adesso sto per fare un quarto d'ora di braccia e upper body e poi chiuderò con altri 10 minuti, quindi un'ora di allenamento, e la sto prendendo, come vi ho detto, con molta calma. Infatti adesso ho fatto la pausa dopo la sessione di gambe e glutei e farò adesso l'allenamento per le braccia, per cui ci vediamo tra un attimo. Volevo intanto approfittare per farvi vedere il disastro in cui viviamo. Ci sono cose ovunque e sento la necessità di proprio mettere a posto perché non si può continuare a vivere in questa situazione qua. Per cui oggi si parte con un decluttering serio, proprio estremo. Sono fresca di doccia e ho fatto una doccia super super lunga, super calda. Ho fatto anche la maschera ai capelli, non la facevo tipo da secoli, e ora ho fatto lo scrub al viso. Tra l'altro, ve l'avevo già fatto vedere, però è talmente buono che ci tengo a farvelo vedere di nuovo. Uso questo scrub qui di Skin & Co. Ed è uno scrub al tartufo. È buonissimo. Ha un profumo proprio. Cioè, non penso di aver mai provato e sentito un profumo migliore di questo. E poi, tra l'altro, molto molto delicato, quindi ha questa cremina dentro e poi queste microparticelle sfolianti, per cui idrata e allo stesso tempo purifica il viso. Ora però vorrei farmi anche una maschera al viso, perché il mio viso davvero lo richiede. E ho acquistato di recente delle maschere da Kiko perché le adoro letteralmente. Sono quelle che preferisco in assoluto. E allora ho preso questa maschera qui, idratante, quindi maschera in tessuto. E vorrei sfatare questo mito per cui la pelle grassa non ha bisogno di idratazione, perché non è vero, la pelle grassa o mista comunque ha bisogno di essere idratata, perché se non la idratiamo si accentuano ancora di più i problemi con
con la pelle. Poi ho preso dei patch, uno al caffè e uno al miele, il solito, però questi li tengo per durante la settimana. Adesso voglio fare la maschera mentre mi preparo il pranzo. E per pranzo, come vi dicevo, prepariamo una sorta di brunch e ho voglia di avocado toast. Ultimamente lo mangio almeno una volta alla settimana e questa settimana sarà già la seconda perché qui in casa solo io mangio l'avocado. Abbiamo quindi il pane da tostare, l'avocado, e poi farò bollire delle uova super morbidose. Tra l'altro, non so se ve l'ho mai detto, ma io adoro questa parte del pane. Non so come si chiami, però è la mia parte preferita. E farò questa cosa che non ho mai fatto, di toglierle subito entrambe per prepararmi il toast. Perché ho voglia proprio di una sorta di toast bun. Per le uova invece faccio bollire prima l'acqua e poi le aggiungo quando l'acqua bolle. E nel mentre mi preparo anche l'insalatina. Un capo in filo d'olio, un po' di sale, un bel po' di sale perché adoro il sale, e un po' di pepe ed è fatta. Poi bisogna nel mentre preparare anche l'avocado, e quindi per preparare l'avocado è una cosa davvero super super semplice. Non faccio altro che tagliarlo dentro a striscioline e poi a cubetti per renderlo più facile da schiacciare, e quindi poi schiaccio tutto l'avocado direttamente dentro. Per completare la salsina ci metto sempre un filo d'olio direttamente dentro l'avocado. Un po' di sale e una spolverata di pepe. E abbiamo l'avocado pronto e l'insalata pronta. Poi qui nel mentre si sta tostando il pane. Ora che l'acqua sta bollendo, butto dentro le uova. Le appoggio delicatamente perché sennò scoppiano. Passati 5 minuti e mezzo, bisogna togliere subito le uova dall'acqua, svuotare l'acqua e aggiungere acqua fredda così si ferma la cottura. Nel mentre è passato un quarto d'ora e siccome vorrei togliere la maschera prima di pranzare, ma ho notato che gli occhi non erano ben coperti, il contorno occhi non è stato molto coperto dalla maschera, ho deciso di farmi anche i patch. Wow, la pelle è super super idratata e molto luminosa. La coccola extra sarà appunto i patch al miele perché sono quelli che preferisco per idratare il contorno occhi. Ora possiamo finalmente comporre il toast, il pane è tostato perfettamente. Ci metto sopra la salsina di avocado e poi ovviamente l'uovo cotto alla perfezione. E alla perfezione in questo caso si intende col cuore morbido. Ci vediamo dopo pranzo perché, a differenza di come faccio di solito, questo pranzo me lo voglio proprio godere, mangiare super lentamente e in silenzio, quindi a tra poco. Sono ormai arrivata allo skincare. Dopo pranzo sono stata un po' lì a rilassarmi e a un certo punto mi sono resa conto che in realtà avevo ancora fame, per cui ho mangiato una banana con del burro d'arachidi. E perché ve lo sto dicendo? Perché ho realizzato che il mondo si divide in due tipologie di persone: persone che amano il burro d'arachidi e persone che odiano il burro d'arachidi. E
E ve lo sto dicendo appunto perché vorrei capire voi di che squadra siete, perché io lo adoro letteralmente. Lo mangio tutte le mattine a colazione, però questi giorni l'ho usato anche un po' come merenda. E quindi fatemi un po' sapere anche voi cosa ne pensate del burro d'arachidi. Passiamo allo skincare perché è un po' di tempo che non vi faccio vedere le cosine che utilizzo. E devo dire che negli ultimi mesi sono cambiate un po' di cose da queste parti e adesso vi faccio vedere esattamente tutto quanto. Al momento, come cremine, ho questa qua, che è la crema per gli occhi. È la crema Toleriene Dermalergo Occhi. Quindi una crema per occhi super sensibili perché non so se vi ricordate il periodo in cui avevo le palpebre irritate e arrossate, non l'ho capito ancora perché mi è successo, è probabilmente solo stanchezza, ma dopo che ho sistemato il problema con la crema proprio specifica per gli occhi, sono passata a questa che funziona davvero benissimo. Invece come crema a giorno ho questa qui. È sempre la Roche Posay Effaclar Matte, quindi opacizzante. Poi per la sera invece, per un po' di idratazione in più, utilizzo questa qua, sempre di la Roche Posay Effaclar H Isobiome, quindi crema super idratante per pelle con imperfezioni. E le sto amando tantissimo. Come tonico invece è una cosa super super semplice. Utilizzo questo qua di Acqua alle Rose ed è un tonico che mi piace davvero tantissimo, soprattutto per il profumo, ma anche per comunque la qualità. Basta, io a differenza di quanto dicono le maschere, dopo un po' preferisco lavare via tutto. Non odiatemi chi se ne intende e chi sostiene di dover tenere tutto su, ma per me non funziona. Io devo lavare anche solo con un po' d'acqua tutto quanto e poi applicare le cremine. È bellissimo vedere ora il mio viso che sembra super riposato, è super riposato, però allo stesso tempo con le maschere ho levigato un sacco la pelle, super super disteso. Mi rende troppo felice questa cosa. Ora devo solo asciugarmi i capelli e portarmi un attimo in uno stato decoroso, anche se lo sono già, in realtà non c'è bisogno di troppo sforzo, sono molto umile, lo ammetto, ma mi sono resa conto che in realtà con meno trucco mi piaccio di più. È una trasformazione che è successa negli ultimi mesi e la sto abbracciando un sacco. Non sento più tutto il bisogno di truccarmi troppo, al massimo metto un po' di matita, ma proprio poca poca. E un po' di mascara e questo è tutto. Il fondotinta lo metto veramente in pochissime occasioni. Ora, sempre per il discorso che ho sempre poco tempo, non sto più utilizzando il balsamo, quello da utilizzare in doccia. Oggi però ho fatto la maschera, comunque ho fatto un'eccezione, però solitamente non utilizzo più il balsamo, quindi mi faccio lo shampoo, esco e poi come balsamo utilizzo questo qua, che è salva vita e salva tempo all'ennesima potenza. Praticamente questo è un balsamo bifase delicato di BioPoint e contiene un po' di vitamine dentro, a dette loro A, C e F, e dona un sacco di morbidezza ai capelli. Quindi questa roba qua, questo balsamo qua, lo agiti un po', lo spruzzi sui capelli, li massaggi un pochino e li asciughi. E si lascia dentro, quindi non devi sprecare altri minuti sotto la doccia perché questo fa il suo fuori dalla doccia. E ovviamente non ha bisogno di essere sciacquato, quindi
ti fa guadagnare preziosissimi minuti che al mattino sono super, super necessari. Basta, asciugo i capelli e mi trucco leggermente e sono subito da voi. Come ultima cosa, per il make up, le poche cose che utilizzo sono queste. Una è la solita matita di Rimmel, quella per le sopracciglia, anche se ne uso davvero pochissimo, è volato via qualcosa, ma non so cosa, il tappino forse della matita, vabbè. Poi utilizzo questo mascara, Long Eyes Length and Care Mascara di Kiko, questo non l'ho acquistato io, ma mi è stato regalato al mio compleanno. E mi sta piacendo un sacco, quindi ottima scoperta per me. E poi questa matita per gli occhi, sempre Kiko, sempre regalata al mio compleanno, ed è un eyeliner automatico, quindi non è la classica matita, ma è quella che non so come si chiama, vabbè, avete capito. Quindi questa qui, il numero è il 14, mi sta piacendo un sacco perché è un marrone un pochino più scuro e un pochino più ricco, diciamo così. Mi piace un sacco, adesso ve lo faccio vedere su e capirete il perché. Eccola qua, solo la matita. L'effetto è super naturale e molto seamless, quindi quello che cerco in questo momento. Mi spiace non aver ripreso questo pezzettino, ma è successa una cosa tragica. Io non lo so perché, ma tutte le volte che metto il mascara devo starnutire e succede esattamente questo. E mi pare di non essere l'unica, per cui mi chiedo, ma quale complotto universale fa accadere questo a noi ragazze? Non lo so. Mi sembra una cosa proprio contro di noi. Mettiamo anche un po' di olietto Olaplex e direi che ci siamo. Che profumo buonissimo che ha questo olio. Vi devo confessare che in questo periodo non so più che cosa fare con i miei capelli perché mi sembrano davvero super super fragili e ne sto perdendo sempre di più. Non so che cosa sta succedendo, a parte il cambio di stagione, ma proprio me ne sono rimasti pochissimi. E in realtà ho fatto di recente delle analisi del sangue, quindi dal punto di vista medico, diciamo così, me ne sto già occupando, così vedo se è tutto a posto, però se avete dei trucchetti da condividere per perderne un pochino di meno, o per idratarle un pochino di più, è sempre una cosa ottima e ve ne sarò davvero grata. Bom, eccomi qua pronta, è arrivato il momento di andare a scegliere l'outfit e lo facciamo insieme come tutto il resto oggi. Sì, intanto questo è il momento della verità, questo è il disagio in cui vivo, in cui viviamo, diciamo così. Questo è il secondo disagio in cui vivo io. Cioè, tutto l'ordine che avevate visto in uno dei video precedenti è andato a farsi benedire. E quindi ci tocca sistemare di nuovo. Perché non ci sto più capendo niente. Oggi va per questo top perché è super bello. E direi quei pantaloni là. L'outfit per oggi è pronto e sto indossando anche le scarpe da ginnastica perché è più facile così per correre in giro per la casa, per sistemare tutto quanto, e queste sono scarpe che utilizzo solo in casa per gli allenamenti, direi, quindi perfetto. Nel mentre ho messo su anche il rossetto perché così mi sento ancora più sexy e andiamo avanti con le cose da fare. Fatto sta che, a differenza di quanto faccio di solito, cioè partire dagli armadi, dal sistemare i vestiti e le cose che ci sono
dentro gli armadi, perché alla fine finisco sempre per ordinare le stesse cose e metterle dentro in qualche modo tipo stipate, e quindi non c'è un attimo di spazio, a differenza di quanto faccio quindi solitamente. Oggi ho deciso di fare diversamente perché ho capito che non funziona sistemare banalmente le cose che si hanno negli armadi, ma bisogna svuotare un po', cioè proprio bisogna trovare un modo diverso di riordinare le cose. Per cui oggi partiremo da questa stanza qui, e cioè dal salone, che adesso è un po' male. Qui ci sono tutti i vestiti che ho tirato via ieri sera perché stava piovendo ed erano ancora un po' umidini, quindi questi li devo mettere via. Ma perché vi ho portati qui? Per farvi vedere il disagio in cui vivo letteralmente. Queste sono tutte le mie cose, tipo cose che mi servono tutti i giorni, tipo il computer, altra roba tecnologica. Altre cosine che mi servono tutti i giorni, anche i miei gioiellini, e non va bene così, nel senso che ora io mi sto facendo andare bene tutto, e questa è una cosa che la vecchia Veronica non avrebbe mai accettato, di vivere in questo caos. E se sto riordinando, non lo sto facendo per me. In realtà lo sto facendo anche per me perché sento di meritarmi di vivere in una casa più ordinata, ma lo sto facendo soprattutto per le altre persone che vivono con me, quindi mia sorella e mio papà, perché loro non si meritano invece di vivere in tutto questo caos. E è arrivato il momento di mettere a posto le cose e anche di sbarazzarmi di un po' di roba inutile e di fare un po' di trasloco da questo armadio qui in altre parti della casa, perché gli spazi sono sfruttati un po' male. E partiamo quindi da questo qui, che è un armadio dove teniamo un po' di cose della dispensa, quindi un po' di roba, cibo e altre cose da mangiare, tipo anche le cosine per preparare i dolci, ma vorrei sfruttare questo spazio in un modo migliore e togliere dall'altra parte delle cosine da mettere qua, per cui queste qui andranno spostate in un'altra zona della cucina dove ho liberato un po' di spazio, ed è esattamente quella parte lì che ho svuotato da un po' di tempo e che non ho più riempito. Praticamente cos'è successo? E questa è una cosa che non è finita in un video, perché è stato abbastanza un trauma. Praticamente è andata così: lì sopra c'erano tutte le farine, c'erano dei legumi secchi e dei biscotti, dei cracker, delle cose un po' abbandonate, dimenticate. Cos'è successo? Quest'estate praticamente sono stati invasi dalle farfalline. E ho dovuto buttare tutto. Purtroppo, e dico purtroppo, queste cose non si imparano mai, perché avevo già vissuto una roba simile nella vecchia casa in cui vivevo e sembra essere successo qualcosa di strano con me, per cui io tipo ho fatto erase o tipo dimentica per il momento tutte le esperienze vissute, e quindi quella roba lì l'avevo dimenticata. E è successo esattamente la stessa cosa identica qui, per cui siamo stati invasi dalle farfalline, abbiamo dovuto buttare un sacco di pasta, un sacco di farina e altre cose, e ci sono rimasta molto molto male, per cui vorrei tornare ai miei vecchi insegnamenti, e cioè il fatto di tenere tutti i cereali dentro barattoli in vetro, perché sembra essere l'unico modo per evitare che vengano attaccati dalle farfalline, perché purtroppo quando fa caldo in estate, se lasci i cereali così in contenitori che non si chiudono ermeticamente, purtroppo si sviluppano questi organismi che creano quelle farfalline e i vermiciattoli, che non sono un bel vedere, per cui se riuscite, vi consiglio di fare esattamente questo, di svuotare poi tutte le scatole una volta che le portate a casa, dentro barattoli in vetro e conservarle in questo modo qua. Quindi, ora che abbiamo recuperato tutto quello spazio lì, ci sarà un trasferimento da quell'armadio in salone a questo qua.
base vi volevo dire che queste cose qua le voglio fare ogni tanto perché si scoprono poi dentro gli armadi cose di cui si era dimenticata l'esistenza, tipo queste caramelline qua che tra un po' scadranno e quindi vanno mangiate. Poi c'è il cioccolato che mia sorella mi ha portato dalle vacanze, dalla Spagna questo, sì, quindi da mangiare. E poi questo qua che avevamo preso ancora ad Amsterdam, quindi in primavera, e io pensavo fosse finito. Cioè, è una cosa assurda questa, è assurda. Non va bene, non va per niente bene. Per cui va un po' riorganizzato tutto quanto, perché le cose vanno mangiate e non tenute lì fino a quando scadono e poi buttate. Questa è una pessima abitudine e purtroppo, mi viene da dire purtroppo, tutte le persone che hanno una vita molto molto frenetica e quindi sempre di corsa finiscono poi così. Perché poi quando torni a casa non hai voglia di aprire gli armadi e cercare dentro, vai sempre per la cosa più veloce che ti viene sotto mano e quindi finisci poi per accumulare un sacco di roba che poi non va mangiata. E questa cosa deve finire. Anche perché ho fatto un danno, o forse no. No, incredibile, non si è spaccato un barattolino di capperi. Cosa stavo dicendo? Ah sì, il fatto di sprecare il cibo non è solo una cosa proprio eticamente sbagliata, ma anche economicamente, perché butti via un sacco di soldi. Questa roba qua, non so chi è il colpevole di tutto ciò, ma lasciare i pacchettini di pane o grissini aperti, a parte il fatto che poi si ammollano e non si riescono più a mangiare, ma questi attirano le farfalline. Non vorrei sembrare troppo severa, ma qualcuno verrà sgridato. Comunque, mentre riordino, continuo a riflettere su come organizzare al meglio tutto quanto e quello spazio lì penso di volerlo sfruttare con cosine che ho qui dentro, di modo da svuotare un po' di spazio per poi utilizzare questo armadio come scarpiera a metà, perché al momento succede questo e ci sono tutte le scarpe nascoste qui dentro. Ma questo spazio lo vorrei sfruttare ancora meglio, quindi penso di spostare qualcosa delle cose che ho qui dentro, tipo tutta la mia roba tecnologica, tutti i quaderni e altre cose lì, di modo da svuotare qui dentro. Allora, lo so che tutte le volte che comincio a fare questo lavoretto qua finisco poi per fare un gran casino, perché in realtà sto rimandando questo lavoro da un sacco di tempo e ci sarebbe proprio da aprire ogni scatola e capire che cosa c'è dentro e sistemarlo meglio, solo che mi servirebbe una settimana per fare bene tutto quanto e al momento non ho una settimana ma qualche ora di una domenica che sta per finire, per cui cercherò intanto di spostare le cose. Poi più avanti faremo un altro video in cui apriremo tutte le scatole e ci sbarazzeremo di un bel po' di altra roba. E mentre stavo riordinando ho realizzato il vero motivo per cui sto procrastinando nel riordinare tutte queste cosine, ed è il fatto di avere un po' troppe cose che mi portano indietro i ricordi che non vorrei avere in questo momento, perché probabilmente non sono ancora pronta ad affrontare
e per questa ragione rimando il giorno in cui sistemare tutto quanto e sbarazzarmi anche di cose che inevitabilmente sono finite qua dentro, il giorno che ho dovuto fare i bagagli, perché è andata esattamente così, ho dovuto un bel giorno fare le valigie, buttare dentro la macchina tutto quello che avevo e andare via. E da quel giorno lì, e i giorni che sono seguiti, mi sono sbarazzata di un po' di cose, però siccome lo sconsigliano di buttare via sull'onda del momento e delle emozioni che si provano in quel momento lì, mi sono detta che l'avrei fatto a distanza di tempo, e nel mentre sono passati, oh mio Dio, non lo so, otto mesi pieni, e non ho ancora trovato la forza di affrontare tutte queste cose, però piano piano lo farò, lo faremo insieme. Intanto ho trovato una cosa troppo buffa, tipo una di quelle cose, tipo i buoni propositi per il nuovo anno, e sono un elenco lunghissimo di libri che avevo fatto tempo fa e che non mi ricordavo più dove fosse, e sono libri, alcuni tipo da leggere prima dei 30 anni, nel mentre ho compiuto anche 30 anni, buona parte di questi libri non li ho letti, ma lo farò, promesso. Tra l'altro i primi libri nell'elenco sono questi: Autorità ed individuo di Bertrand Russell, poi 1984, poi Noi i ragazzi dello zoo di Berlino, e a seguire Fahrenheit 451. E poi abbiamo Cent'anni di solitudine, e alla fine, non alla fine, arriviamo finalmente, 1, 2, 3, 4, 5, il sesto libro, che è il Fumatia Pascal, che ho letto. E quindi bisogna rimediare, perché ragazzi, mi vergogno un po' dell'elenco che ho appena fatto di non averlo letto, ma prometto me stessa che lo farò, me lo prometto, e comincerò a leggere questi libri, anche se non so dove troverò il tempo, ma me lo ritaglierò per leggere, perché bisogna leggere. Intanto sto recuperando un po' di spazio di là, e queste cose che la rubano un sacco di ripiani qui stanno molto meglio, e mi sa che mi rimarrà un po' di spazio per nascondere anche cosine che rimangono sempre in giro a vagare. Ed eccoci qua nella serie le cose peggioreranno prima che possano migliorare, però intanto c'è speranza, perché ho recuperato un bel po' di spazio e ora si farà il trasloco delle scarpe. OMG, sto finalmente vedendo un po' di luce, non potrei essere più felice. Praticamente ho messo qui dentro tutte le scarpe, cioè quelle spare, quelle in più, perché ne abbiamo anche delle altre fuori in un'altra scarpiera e dentro casa in un'altra scarpiera ancora, ne abbiamo troppe e poco spazio, e queste sono le scarpe in più che non servono proprio tutti i giorni, e le ho sistemate in questo modo. In più ho trovato un posto anche dignitoso per le borse, sia mie che di mia sorella, e sono super felice. Ora bisogna passare a tutto il resto e mettere a posto quello che manca, però sono a buon punto e non potrei essere più felice. È arrivato il momento di fare il punto della situazione, perché la giornata sta per concludersi e io devo andare a fare la spesa, quindi prima di uscire vogliamo vedere cosa siamo riuscite a fare oggi. Riuscite, sono io con me stessa, però vabbè, stendiamo un velo pietoso. Comunque, ricapitolando, questo armadio è perfettamente ordinato con scarpe e borse. Qui ho sistemato e ho riordinato bene anche questa parte. Ho spostato il cassetto della lingerie, che prima era quello più in basso, mentre ora sta qui sopra. Sarebbe comunque da riordinare, ma questo lo faremo nella prossima puntata. Qui per il momento ci ho nascosto delle cose che poi sistemerò meglio, però
Le valigie in realtà mi servono perché giovedì si parte per Genova dove si farà il matrimonio, quindi le valigie non le posso nascondere troppo. Intanto la stanza è ordinata e io sono super soddisfatta. Ora però torniamo alla realtà, perché qui c'è ancora un bel po' di disordine, ma guardate. Ta-da! A parte il computer che poi viene in ufficio quando vado al lavoro, tutto il resto è super in ordine e io sono super soddisfatta. Qui ho messo dentro tutte le mie cosine tecnologiche e quaderni vari che prima o poi sistemerò. Per il momento però devono stare sistemati in quel modo lì perché non c'è tempo. Adesso l'unica cosa che voglio fare è buttare via un po' di roba e togliere tutto quanto dal tavolo. Ehi Google, alza la musica. Direi che sono a buon punto, però c'è ancora un sacco di lavoro da fare. Nel mentre mi sto preparando la cena, qui c'è l'insalata. Ehi Google, stop. E poi mi sto preparando un po' di pasta. La pasta è questa qua, la mia preferita Felicia grano saraceno e soprattutto formato fusilli, perché è quella che preferisco. E la condisco con un po' di sugo, carciofi e vi confesserò che in realtà questa cosa di utilizzare i sughi nella pasta, i sughi pronti, è una cosa nuova, nel senso che, aspettate, scorro un attimo la pasta, è una cosa che non facevo da un sacco di tempo e per un sacco di tempo intendo tipo, boh, saranno quasi 8-9 anni, non lo so. Diciamo che vado un po' a periodi, però il periodo senza sughi pronti è stato molto molto lungo. Però mi è venuta questa idea qua di viziarmi un po' anche col cibo, perché mangiare sempre le stesse cose dopo un po' annoia. Anche se io sono veramente brava a mangiare le stesse cose, dopo un po' mi annoio anch'io. Al punto che ormai mi prendono tutti in giro perché mangio sempre l'insalata con i ceci o le patate e le verdure e sono più che felice così. Però diciamo che ogni tanto voglio anch'io di qualcosa di più speciale. La pasta è pronta e vado a cenare perché ho super fame. Ciao! Nel mentre ho sistemato anche l'armadio, sono super contenta. Non vi ho fatto vedere tutto quanto la logica e come sistemo un armadio, anche perché questo ve l'ho già fatto vedere in altri video. Tra l'altro uno di quelli più recenti è proprio sulla riorganizzazione dell'armadio, per cui ve lo linko qua sotto, andatevelo a vedere. E quindi ve l'ho risparmiato in questo video, però sono super contenta del risultato anche perché ho messo finalmente via tutti i vestiti estivi, quasi tutti. Qualche top l'ho tenuto anche perché a volte metto i top estivi sotto cardigan pesantissimi, perché mi piace un sacco l'effetto. Basta, direi che per oggi è tutto. Questa era una prima parte di quello che poi sarà un'intera trasformazione della casa e non mi dilungo troppo, anche perché la domenica ormai è finita, sono le 10 di sera, mi devo preparare per domani e devo anche riposarmi, per cui chiudo il video qui, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, non so se sarà la seconda parte di questo o se sarà un'altra cosa, forse sì. Comunque ci vediamo settimana prossima, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ciao!